Salve a tutti, siamo alla terza parte del manuale, lezione numero 36, e parleremo della scala armonizzata. La scala armonizzata è un sistema pratico per collegare correttamente i gradi congiunti ascendenti e discendenti, sia al basso che al soprano. L'utilità è indubbia. Tutti i gradi congiunti da armonizzare, sia in un basso continuo che in una melodia, potranno essere realizzati applicando il metodo della scala armonizzata. Se la scala è posta al basso, l'armonizzazione si potrà fare nelle tre posizioni, ottava, terza e quinta. Questa scelta si farà per ottenere la sonorità più adatta e sostanzialmente si ottiene evitando di uscire dai pentagrammi. Quindi i confini corrispondono ai limiti vocali della scrittura corale. Fa sotto il rigo in chiave di basso e sol sopra il rigo in chiave di violino. Se invece la scala è posta al soprano, ci sarà un'unica posizione, quella scelta dall'esecutore. Naturalmente ci sono vari modi di armonizzare una scala. Si è scelto questo per coerenza stilistica con le nozioni spiegate in precedenza. Vediamo gli esempi. Scala al basso in prima posizione, modo maggiore. In seconda posizione. In terza posizione. Ora in prima posizione nel modo minore, la minore. Ora la scala maggiore al soprano. Scala minore al soprano. Consiglio di praticare queste scale a memoria in tutte le tonalità maggiori e minori. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.